Buonasera e ben ritrovati, gentili telespettatori, per il notiziario del Veneto orientale. Apriamo il telegiornale questa sera con una notizia che arriva da Portogruaro, a proposito della vicenda che ha riguardato la morte di un anziano. È stato condannato l'infermiere. 6 mesi di reclusione per omicidio colposo e la pena con la sospensione condizionale inflitta ad un infermiere dell'ospedale di Portogruaro, Salvatore Pollice, 45 anni, ritenuto responsabile del decesso di un ottantenne, Luigi Ferraro, avvenuto il 13 luglio del 2000. Un sondino nasogastrico gli venne inserito nella trachea per errore, perforandogli un polmone. La sentenza è stata emessa dal giudice di Venezia, Andrea Battistuzzi. Il sostituto procuratore Roberto Terzo aveva sollecitato la condanna dell'infermiere a 8 mesi. Al processo non erano presenti i familiari della vittima, i quali, assistiti dagli avvocati Andrea Bodi e Augusto Palese, sono già stati risarciti. Inizialmente, per questa morte, erano stati indagati 2 medici e 3 infermieri dell'ospedale di Portogruaro, ma la consulenza medico-legale, affidata dalla procura al dottor Antonello Cirnelli, ha individuato Pollice quale unico responsabile e la posizione degli altri è stata archiviata. La difesa dell'infermiere, rappresentata dall'avvocatessa Antonia Mazzola, si è battuta per ottenere l'assoluzione e ha annunciato che presenterà appello. Secondo il legale, non vi è prova innanzitutto che il decesso dell'anziano sia riconducibile alla introduzione del sondino. In secondo luogo, la difesa ha cercato di dimostrare che Pollice non agì di sua iniziativa, ma su disposizione del medico di turno, che gli disse di inserire il sondino nonostante il parere contrario dello specialista che aveva visitato l'anziano in mattinata. E andiamo ora a San Donato di Piave, dove è stato dato il via al distretto per il commercio. Un distretto intergenerazionale della creatività per rilanciare il commercio a San Donà di Piave a Noventa. Ad annunciare la creazione è l'assessore alle attività produttive di San Donà, Luca Marusso. Il nome del progetto rispecchia la finalità di rivitalizzazione dei centri storici, sviluppando idee a sostegno del commercio e attività culturali che interessano più generazioni, ossia in grado di attrarre giovani come anziani. Si tratta di un'organizzazione che ha l'obiettivo di mettere insieme e valorizzare le attività commerciali con investimenti da parte di 2 comuni e della Regione Veneto. Quello del Sandonatese, infatti, è uno dei 3 distretti territoriali del commercio approvati con un apposito bando. La regia del nuovo distretto è affidata ad Ascom Confcommercio. Sono in fase progettuale il logo e la relativa comunicazione. L'Associazione dei Commercianti, assieme alle 2 amministrazioni comunali, sta mettendo a punto un calendario di eventi per vivacizzare la vita cittadina, sia per il 2016 che per i prossimi anni, puntando in particolare al raduno nazionale dei bersaglieri nel 2018 a San Donà. Nello stesso progetto, a cura dei 2 comuni, sono indicati degli interventi strutturali. San Donà ha previsto di adibire a spazio culturale l'edificio cisterna, risalente agli anni 20, che sarà ristrutturato. Noventa sistemerà il centro e in entrambe le città saranno installati dei totem informativi che racconteranno il territorio con percorsi guidati, con l'obiettivo di intercettare i flussi turistici diretti alle spiagge e all'outlet. Tra i progetti anche la creazione di una nuova applicazione che per i 2 comuni avrà la stessa piattaforma. Da tempo stiamo lavorando ad una vetrina virtuale per i commercianti, continua Marusso. Conterrà una serie di informazioni, orari di apertura degli esercizi, una cartina interattiva. Sarà aggiornata con le varie iniziative del territorio e con le istruzioni su come raggiungerle. Ascom è impegnata anche a promuovere degli incontri formativi per gli associati, con corsi per valorizzare e illuminare il punto vendita, l'utilizzo di strategie web e social network, come relazionarsi con il cliente straniero, tra questi anche corsi di lingue. E siamo ora a Portogruaro, dove in merito all'alta velocità Portogruaro-Ronchi, la deputata Spessotto chiede chiarezza. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato in questi giorni interventi di lungo periodo per la realizzazione della nuova linea alta velocità-alta capacità tra Portogruaro e Ronchi, all'interno di uno studio di fattibilità del quale il MIT non ha ancora reso noti né i contenuti né tantomeno i costi. Se lo studio di fattibilità è uno strumento conoscitivo e di valutazione che sta a monte di un progetto, vorrei sapere dal ministro Delrio quali sono le ipotesi progettuali a cui questo studio si riferisce e quando il governo intenderà condividere con i cittadini i dettagli degli interventi da realizzarsi sui territori attraversati per evitare altri inutili sprechi di denaro pubblico, scrive la deputata Arianna Spessotto del Movimento 5 Stelle. Ricordo infatti che attualmente l'unico progetto Alta Velocità-Alta Capacità Mestre-Trieste, formalmente ancora in piedi e che nessuno vuole, è quello del 2010, la cui valutazione di impatto ambientale VIA è stata recentemente sospesa.
Allora, perché questo progetto, dalla incidenza paesaggistica distruttiva e dai costi esorbitanti, non viene ritirato una volta per tutte, se veramente ci si sta orientando verso il potenziamento del tracciato esistente, si chiede ancora la deputata. Relativamente all'aggiornamento del comitato di programma, parte investimenti 2012-2016, tra MIT e rete ferroviaria, del dicembre 2015, che ancora non è stato inviato alla Camera per il parere delle commissioni parlamentari, risultano inoltre ulteriori finanziamenti per 50 milioni di euro per la velocizzazione della tratta Venezia-Trieste nell'ambito delle linee ferroviarie regionali. Ma di questo aggiornamento ci sono per ora, secondo il solito metodo di Renzi, solo delle slides senza che siano stati resi pubblici i dettagli tecnici. L'accantonamento del progetto Alta Velocità, sostituito dall'ottimizzazione e dalla efficientizzazione della linea esistente, spiega ancora la deputata Spessotto, dovrebbe comportare l'immediata rimozione del progetto Alta Velocità Venezia-Trieste dal 12° allegato infrastrutture e al documento di economia e finanza e il conseguente stanziamento di nuove risorse per ammodernare la linea. Ma come sempre, sembra mancare del tutto la volontà politica di programmare insieme ai cittadini e al territorio un piano regionale dei trasporti che potenzi i necessari interventi sulle direttrici esistenti, senza sterili e vuoti annuncismi che creano solo confusione e disinformazione nell'Unione Pubblica, ha concluso la deputata Spessotto. San Michele al Tagliamento, un patto tra i comuni della costa adriatica per lavorare assieme, a suggellarlo arriva Bibione lunedì in occasione del convegno Erosione problematiche della costa veneta verso il contratto di costa, il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Da lunedì, spiega il sindaco di San Michele Pasqualino Codognotto, uniremo ulteriormente le forze nel patto della costa. Lo stesso Codognotto aveva avviato di fatto una conferenza tra i primi cittadini dell'Alto Adriatico. I comuni, la regione e il governo centrale attivano un progetto pilota per un nuovo slancio del settore, un protocollo per condividere le nostre forze e per risolvere i problemi. E andiamo a Jesolo, dove la mareggiata ha prodotto diversi danni. Si fanno adesso i conti. La mareggiata che ha colpito il litorale veneziano ha provocato inevitabili danni per l'arenile di Jesolo, ma la variazione del vento avvenuta nelle ultime ore dell'evento atmosferico ha limitato l'innalzamento della marea, erodendo meno del previsto anche la spiaggia. I tecnici del comune della Jesolo Patrimonio hanno effettuato un sopralluogo per verificare i punti maggiormente colpiti. I danni sono limitati e l'avvio della stagione estiva, secondo una nota dell'amministrazione comunale, non sarebbero a rischio. Le zone maggiormente colpite sono risultate, come accade spesso, quella del Merville e Fronte Camping Adriatico e la zona del Cigno Bianco, ha specificato l'amministrazione, delle quali è stata quantificata la necessità di circa 80-100.000 metri cubi di sabbia per rifacimento, di cui 60-80.000 in zona Merville Adriatico e 20.000 metri cubi nella zona del Cigno Bianco. Poteva andare peggio e quando mi avevano annunciato le previsioni ero molto preoccupato, è il commento del sindaco Valerio Zoggia. A luce di quanto mi è stato riferito dai tecnici, sono più sollevato, anche se il problema di fascimento continua a essere irrisolto. Siamo in attesa del finanziamento da parte della Regione, previsto proprio per questa voce e già approvato. Se non ci saranno ulteriori mareggiate come quella di domenica, dovremo riuscire a coprire le spese e preparare l'arenile che ci consentirà di essere pronti per l'avvio della stagione. Jesolo è comunque già pronta per mettersi al lavoro lungo la sua spiaggia e nella zona Foce Piave fino a Merville. È già previsto anche l'intervento dell'ex genio civile con riporto di 60.000 metri cubi circa di sabbia scavata dalla Foce Piave, come avvenuto lo scorso anno. Una notizia ora dal Veneto orientale, dove le donazioni di sangue continuano ad aumentare. L'ASL 10 è la struttura che ne raccoglie di più. Altro che fanalino di coda, l'US 10 è la struttura pubblica che raccoglie il maggior numero di sacche di tutta la provincia. Riversare le proprie responsabilità sull'azienda sanitaria è solo un modo per screditare il lavoro di tutto il personale medico e infermieristico che quotidianamente, con grande impegno, provvede alla raccolta. E questa è la replica del direttore generale della US 10, Carlo Bramezza, alle dichiarazioni pubbliche e sulla stampa delle rappresentanze dell'Avis provinciale Giovanna Gobbo. Nell'incontro che si è svolto i giorni scorsi a Sanstino, la rappresentante dell'Avis ha parlato di costante aumento della burocrazia, di ostacoli all'accoglienza che i donatori al trasfusionale di Porto Gruaro e altro accusano di varie responsabilità all'US 10.
La situazione non è come descritta e lo confermano i dati in nostro possesso, osserva il direttore generale Bramezza. Riguardo le donazioni, nel 2015 l'US10 ha registrato una contrazione di 244 sacche rispetto al 2014, ma anche per l'anno da poco concluso si è confermata l'azienda pubblica che con 12.442 unità ha raccolto più sacche in tutta la provincia di Venezia. Un risultato che soddisfa ampiamente la richiesta in ambito aziendale e che ha permesso di cedere 2.700 unità di sangue ad altre ULS della provincia, inoltre 120 unità cedute a dipartimenti trasfusionali della regione. Riguardo la tipologia di sangue raccolto, le chiamate dei donatori vengono gestite dall'AVIS, l'azienda sanitaria è deputata alla gestione del processo di raccolta. Il definito aumento di burocrazia, ovvero le modalità di identificazione del donatore, sono procedure disciplinate dalla legge nazionale a cui sia l'azienda sanitaria che l'AVIS devono attenersi. L'accoglienza dei donatori al trasfusionale di Porto Gruaro non è ostacolata dall'azienda sanitaria, bensì è riconducibile, fanno sapere dall'ASL, a motivi organizzativi e di comunicazione tra le sezioni AVIS di Porto Gruaro, San Stino di Livenza e Annone Veneto. Infine, le critiche sull'età dei donatori. La legge prevede la possibilità di donare fino ai 70 anni, previa valutazione dei fattori di rischio di età correlati. Nella Regione Veneto c'è un accordo a livello di coordinamento regionale per le attività trasfusionali, siglato anche dall'AVIS, che permette le donazioni fino ai 66 anni. Anche in questo caso, all'US10 non può essere imputata alcuna responsabilità, fanno sapere dall'azienda sanitaria. E torniamo a Porto Gruaro, continuano gli incontri e le iniziative del mese dell'educazione 2016, educare al perdono. I primi appuntamenti hanno avuto un notevole riscontro di partecipazione, prossimamente sono previsti due incontri promossi dal Centro Culturale HU von Baltasar e dalla Fondazione AVSI, che vedono protagonisti Rodolfo Casadei, inviato speciale in Siria della rivista Tempi, appuntamenti venerdì 4 marzo alle 20.45 in Sala delle Colonne del Collegio Marconi, parlerà di Parigi, Assis, terre dello Jihad, la necessità del perdono. Sabato 5 marzo invece alle 11 nell'Aula Magna dell'ITIS Da Vinci incontrerà 250 studenti di tutte le scuole superiori di Porto Gruaro su guerra e califfato in Medio Oriente, terrorismo, ISIS in Europa. Che rapporto c'è? Casadei proporrà servizi audio-video in particolare sulle città di Aleppo e di Erbil ed anche sui campi profughi in Giordania e Libano, dove operano i volontari della Fondazione AVSI o un'organizzazione non governativa riconosciuta dall'ONU. E stamattina siamo stati sempre a Porto Gruaro in visita alla caserma Luciano Capitò, dove si è svolta l'alza bandiera solenne. Si è rinnovato anche questo mese l'appuntamento con l'alza bandiera solenne presso la caserma Luciano Capitò di Porto Gruaro, sede del 5 Reggimento Artiglieria Terrestre Superga. Thank you.
Forze, generale di Corpo d'Armata Marco Bertolini, ha tributato al tenente colonnello Antonio Bellone un encomio. Per l'occasione sono state consegnate delle onorificenze a militari particolarmente distintisi in operazioni fuori area e in Italia. Con i saluti e la breve allocuzione del comandante di reggimento, colonnello Edmondo Dottoli, e gli onori finali si è conclusa questa significativa cerimonia. Andiamo ora a San Donà per un incidente. Scivola sulle grade della piazzetta, si frattura gli arti. È polemica dopo l'ennesima caduta costata cara ad un'anziana del centro di San Donà. Quelle grate sono pericolose, è ora che qualcuno intervenga, dicono a gran voce i residenti della zona. Si tratta di via Jesolo, alle spalle del Palazzo Municipale, in un'area parcheggio pubblico al di sotto della quale ci sono delle aree private. Sono stati creati dei punti di aerazione separati da grate in metallo che soprattutto con il brutto tempo diventano assai scivolose al punto da causare cadute. L'ultima ieri mattina, a cadere nella una 78enne mentre rientrava a casa proprio in via Jesolo dopo aver fatto delle commissioni è scivolata su una grata. Rovinata a terra è stata soccorsa da passanti che hanno chiamato poi il 112. La donna è stata portata al pronto soccorso dove sono state riscontrate delle fratture alle gambe. E in questo momento la nostra informazione sportiva da Motta di Livenza con Pallavolo Motta News. I Leoni Biancoverdi presentano la nuova guida tecnica ed è proprio il caso di scomodare il grande Brano che ha trionfato a Sanremo nel 1971 per dare il benvenuto al nuovo coach Biancoverde. La guida tecnica è affidata a Marco Zingaro, classe 1982 ed esperienza da giocatore sia in B1, ricordiamo la sua storica promozione in A2 ad Oderzo, che in Serie A come Padova e Piacenza. Non voglio dilungarmi molto su quello che è successo in questi giorni con Lorizio. Oggi abbiamo avuto la riprova che la sua è stata una scelta di vita, più che altro dovuta a tornare vicino a casa, dove penso e pensiamo stia meglio e più sereno. E molto probabilmente non erano gli obiettivi diversi a spingerlo a fare questa scelta, ma la vicinanza e l'opportunità di tornare a casa. Con questo chiudo e ci mettiamo una pietra sopra, perché Pallavolo Motta c'era, c'è e ci sarà. E oggi siamo qui a presentare Marco Zingaro, che è il nuovo allenatore che, appoggiato dalla società, porterà fino alla fine questo impegno. Io ovviamente ringrazio molto la società per l'opportunità che mi sta dando. Arrivo in un momento particolare che con la calma dovuta, ma non troppa, vogliamo metterci alle spalle per iniziare a lavorare serenamente da stasera con i ragazzi in palestra, che è la cosa che mi interessa di più, per preparare questo finale di stagione e pensare partita per partita a fare il meglio di noi stessi e centrare quanti più risultati positivi possibile.
È il momento degli scatti dal territorio con il nostro fotoreporter Vinicio Scortegagna. Finisce qui, cari telespettatori, l'informazione per il Veneto orientale. Vi auguro un buon proseguimento di programmi sulla nostra rete.